Innanzitutto, Andrea, credo che la prima cosa, come anziano dell'Alfa, credo che sia la marca, hai organizzato questo spettacolo, questo ricordo, questo revival che mi ha commosso. Complimenti, complimenti a te. Complimenti a un altro personaggio storico che direi che fa parte delle mura, Craig Mira, che come conservatrice dell'archivio è un personaggio straordinario. Brava Elvira! Oltre a questo io ho pochissimo da dirvi, non ho preparato nulla, solo un ricordo. Ricordo a proposito della 1750 che fu una vettura che impiegò molta nascita. Perché? Noi venivamo dalla Giulia Sprint, dalla GT e essendo nata la berlina 1750 dovevamo dare una versione sportiva alla vettura. Incaricammo Bertone di creare un prototipo che ci presentò. La richiesta nostra era di avere una vettura molto sportiva ma un po' più abitabile delle Sprint e delle GT. Il prototipo che ci presentò Giugiaro ci spaventò perché sì, due posti dietro più comodi c'erano, però la vettura era diventata estremamente grande, troppo grande. E quindi passò molto tempo perché fu commissionato un secondo prototipo che fu quello definitivo che alla fine trovavamo. Comunque fu un parto difficile di una vettura che nacque anche in un momento difficile perché fu presentata alla stampa a Talamone, a Corte di Butteri. Dopo la crisi di Rurali fu nominato Renzo Guani presidente, che presentò la vettura alla stampa a Talamone nella povera Guani, restò presidente solo 8 mesi perché alla fine in quel baidame di quei momenti gli estremisti lo trattarono talmente male facendolo scendere dal suo ufficio al quinto piano al piazzale a furia di spintoni, arrivato al piano terra lui è andato a Roma, ha detto basta, io in mezzo a quelli sciagurati non ci voglio stare, arrivò così come tesi. Comunque questo è un breve ricordo, ringrazio ancora Andrea, ringrazio tutti quanti che hanno partecipato a questa riunione e tutti i clienti, gli appassionati e i fedeli cultori di questo mito meraviglioso che è Alfa Romeo. Mito che io ho potuto apprezzare in tutti gli anni in cui ho lavorato sui più svariati mercati esteri, dove il nome Alfa Romeo apriva tutte le porte. Avevamo un prestigio veramente straordinario. Vecchi un momento fa aveva detto, tutte quelle di prima immagine, la fotografia del dottor Uraghi. Il museo del quale noi siamo ora fu voluto dal dottor Uraghi, da Orazio Satta e da Luigi Fusi. Il museo dedicato a Orazio Satta, infatti all'ingresso c'è una targa che lo dice. Comunque è a questi tre grandi uomini che va il ringraziamento per questo straordinario museo che io spero si conservi nel tempo e diventi ancora più importante di quello che è adesso. Grazie. Fuori qui, insomma, è sempre un'emozione che arriva. Io poi sono più abituato a se mi chiedono qualcosa lo dico, ma di spontaneo. Comunque ho fatto una cosa molto piacere, mi ha fatto vedere tutti quegli uomini che lavorano intorno alle macchine, che adesso, tanto per dirlo, no, se ne parla sempre poco. Si parla quasi sempre di grandi, e come anziano vedendo queste cose si pensa al passato, no? E passa davanti tanta gente, dai progettisti, al motorista, al meccanico, tutta gente che quando sono vicini a una cosa nuova si innamorano e da loro escono anche delle osservazioni che se valide vengono anche accettate. Specialmente in campo sperimentale da noi c'era una famiglia che eravamo una famiglia, dal direttore all'ultimo meccanico, e tutti potevano esprimere quello che pensavano e da tutti venivano accettati, insomma. Passare momenti belli, meno belli, ma sempre entusiasmanti.
entusiasmanti e qui adesso devo dire anche vanno un po' vedere, ti fanno emozionare, ecco, però queste macchine sono state costruite e sono veramente veramente bellissime. Io mi auguro fortemente che continui sempre così, perché adesso è un periodo che le macchine praticamente vanno tutte bene, no? Ma le nostre vanno un po' meglio. bisogna continuare così, e continuando così, sempre come in una famiglia, e poter esprimere quello che si pensa, e quello che si pensa viene accettato, quello lì è un bel vivere, speriamo che ci vada avanti sempre così. Scusate se vi ho importunato. Bravo! Io sono qui a portare i saluti del direttore generale attuale dell'Alfa Romeo, Alberto Mandieri, e del direttore del distretto di Milano, Francesco Giampetruzzi. Oltre ai saluti del nostro presidente del RIA, Stefano D'Amico, che purtroppo per impegni precedenti non ha potuto venire, e di tutto il direttivo, mi ha autorizzato a fare una cosa che normalmente non facciamo, di consegnare direttamente ad Andrea la lettera di, diciamo, di affiliazione a RIA e la tessera. E lo faccio proprio con grande piacere. Allora, come ho detto prima, approfitto per darti la lettera e la tessera, e il presidente D'Amico mi ha dato questa lettera da darti, dove è riportato, diciamo, un suo di piacere per non essere venuto venire. Mette da parte alcuni premi che potrai utilizzare in questi due giorni. Quindi vi faccio tanti auguri per questi due giorni che sarete in giro, in particolar modo per chi va a Palocco domani. Giornata stupenda, il Palocco poi è il cuore dell'Alfa Romeo. Noi ultimamente facciamo tutte le presentazioni a Palocco, quindi abbiamo tutti i nostri venditori, i nostri concessionari che vengono sempre molto molto volentieri. Quindi vi faccio ancora tanti auguri e grazie per essere venuti tanto, tanto numerosi. Io parlo della persona, del padre di tutti i nostri motori, quelli che ci piacciono di più, la persona che è entrata in Alfa Romeo ancora prima della seconda guerra mondiale, è stata in Alfa Romeo fino al 1977, parla la persona che è stata condirettore insieme a Orazio Satta della progettazione dell'Alfa Romeo, parla la persona che è il padre di tutto il nostro know-how di tecnologia, di motori, gli Aldro, il V6, gli 8 cilindri, le 33 stradali a competizione. Parlo di Giuseppe Busso, direttore Giuseppe Busso. La figlia Carla Busso Sporeni, figlia di Giuseppe Busso. Sempre molto bravi, spero che continui spero che continuate con questo slancio, con questa passione. Certo, continuiamo? Certo. Certo. Se volete entrare nelle vostre macchine, accendere. Thank you.
piaciuto? Ottimo. Ottimo. Presidente, allora le è piaciuto il giro? Cosa c'è? Sei emozionato? Però non l'abbiamo ancora finito. Lo so. Presidente. Abbiamo un'Alfa 90 presidenziale dietro. Vai. Come va? Molto bene, grazie. Calma, eh?